Vi è mai capitato di trovarvi in situazioni come questa? Che palle, oh. È uscito un nuovo film su Netflix e non so di guardarlo o meno. Volete che qualcuno facesse al posto mio? Beh, non disperare, inutile utente medio di piattaforme streaming. Solo per oggi c'è un'offerta speciale super vantaggiosissima. Al modico prezzo di una visualizzazione, un like, un commento, una condivisione e l'anima di una persona a te cara, potrai usufruire gratuitamente della consulenza continua degli Scopriamola Adesso, che ti forniranno ausilio costante attraverso un video apposito. Questo video? Sì! Jordan Peele è un bigone che, oltre ad aver lavorato come doppiatore in numerosi cartoni animati tipo Toy Story 4, Rick e Morty, Big Mouth, robetta insomma, o come attore comico nei film Vi presento i nostri e Nudi e felici con Jennifer Aniston, tra l'altro la monopolizzatrice del nostro autoerotismo, è per lo più conosciuto come regista e sceneggiatore di Scappa Get Out, e noi adesso ci focalizzeremo proprio su questo. Aspetta, aspetta, ma quindi ora gli Scopriamo Adesso fanno i pompini a Sinergo, Victor Laszlo e altri recensori incredibili, cercando di acchiappare più pubblico snaturando il canale e svendendo i propri contenuti? Sì. Che palle, sti stronzi si sono venduti per 10 visualizzazioni in più. Io volevo la pizza 2. Parliamoci chiaro. Scappa Get Out è un film che in sostanza parla di razzismo e che manda a fanculo il luogo comune dei neri nei film sono sempre i primi a morire, poiché racconta proprio la storia di un ragazzo di colore dagli occhi alieni che si ritrova all'interno di una situazione a dir poco ambigua e inquietante e dalla quale dovrà difendersi. Dopo aver speso i suoi 15 milioni di celebrità ed essersi specchiato nello specchio nero, il nostro Chris decide di andare a conoscere i genitori della ragazza Rose, chiedendo... Lo sanno che sono nero. No. E già qua ti poni delle domande e dici: ma perché? E da qui in poi ci sarà una serie di situazioni what the fuck, ma che saranno chiare una volta che il film rivelerà l'arcano. Per esempio, c'è sta scena in cui un cervo preso dalla crisi ormonale decide di farla finita e quindi si teletrasporta di fronte alla macchina dei nostri, i quali chiameranno poi la polizia perché, oddio, un cervo morto, chiamiamo la polizia. Sicuramente lo ispezionerà e scoprirà che era un fan di Billie Eilish. Il poliziotto dice: documento. E lei: già, perché? Questo non ha alcun senso. Prego. No, no, no. Col cazzo. Per poi... Tutto a posto, Ryan? Sì, tutto a posto. Sistemi quel faro. E lo specchietto. Scusi, signore, posso avere la sua patente? Guardi, ho la carta d'identità. No, 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 guardi, scusi, che non stava guidando lui, eh. Non mi importa chi guidava, ho bisogno di un documento. Allora, lei ha il dovere di chiedere un riconoscimento, ma non capisco ste libertà che se prende, incredibile. Cioè, oh, che guardi, se... tenga. Tenga, si figuri. No, 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 col cazzo, porca m***a. Senta, signora. No, 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 senta, con questa scena riempitiva del cazzo, se ne vada. Va bene, va bene, ammazza quel c***o. E quindi niente, sto genio che ha recitato pure in Johnny English 2 alla fine arriva a casa della tipa e non succede assolutamente niente di strano. La famiglia della ragazza è regolare e Chris non ha assolutamente alcuna reazione. Facciamo un gioco, solo una di queste affermazioni è vera. Indovinate quale. Esatto. Questo tizio è un coglione, porca ma... E da lì in poi le situazioni ambigue si faranno sempre più frequenti e intense. E che destino aspetterà il nostro bro? Scopritelo adesso andando a vedere il film su Netflix. Oh, io ho appena le dati la sua anima e comunque non sono ancora convinto di guardare questo film. Ah no? No! Allora non preoccuparti, ti diamo in omaggio anche il pacchetto Pippe Mentali, ossia tutte quelle cose che piacciono a chi guarda i film, ma soprattutto a chi non ne ha mai visto uno. Il film tratta argomenti che potrebbero risultare banali, ma lo fa con gran consapevolezza e abilità, rendendo il tutto molto profondo e rilevante. Già dal trailer, che vi sconsigliamo di vedere trattandosi di una sintesi dell'intera pellicola, è abbastanza evidente che il tema centrale sarà il razzismo, in quanto è presa di mira la categoria degli afroamericani, nonché più generalmente tutte le persone di carnagione scura. Il fatto però è che il razzismo è evidenziato nella sua forma più bassa e ignorante, poiché il nostro protagonista e le altre persone coinvolte non vivono questa esperienza necessariamente in quanto di colore, ma poiché con caratteristiche psicofisiche adeguate ad un certo tipo di realtà. In questo caso quindi si tratta di discriminazione mirata e consapevole da un certo punto di vista e malata e assai spregevole dall'altro. Tutto ciò non fa altro che intensificare il tipo di messaggio di uguaglianza e rispetto che il film vuole trasmettere, ponendo nonché un accento sulla denuncia sociale riferita alla schiavitù, arrivando addirittura ad un livello di depersonalizzazione dell'individuo, il quale si trova privato di se stesso nonché del proprio libero arbitrio, non consentendogli di attuare delle scelte proprio perché disumanizzato e colmo di un essere differente dal proprio. Grazie, scopriamolo adesso. Mi avete convinto.